La chiusura della discarica di Bellolampo preoccupa tutti i sindaci del Palermitano. Quali conseguenze negative pensate che potrebbe produrre? Ma l'effetto immediato è quello intanto di una disfunzione di tutto il servizio e comporta un fasamento nell'organizzazione di tutta la raccolta differenziata, e questo sono dei disagi notevolissimi, perché l'organizzazione del ciclo della raccolta differenziata è molto meticoloso e basta un piccolo cambiamento che arreca sicuramente dei gravi danni. Il governo regionale non viene incontro a quelle che sono le esigenze dei comuni che con tante difficoltà hanno intrapreso, diciamo, questo percorso virtuoso. I risultati che si sono ottenuti in questi 3 anni si possono annullare in breve tempo, ed è un peccato ed è un disagio per i cittadini, oltre che un danno e una beffa dal punto di vista economico, perché questi cambiamenti, per quanto riguarda appunto la chiusura di Bellolampo e la mancata attuazione degli impianti, tutto questo crea degli aumenti di costo, e questi aumenti di costo si ripercuoteranno sicuramente in una tassa, quella della Tari, che mentre in questi 3 anni con grande difficoltà è andata però a diminuire, con questa situazione della chiusura della discarica di Bellolampo ci porterà sicuramente ad una rivisitazione in aumento, ed è questo che non possiamo assolutamente tollerare, anche perché i cittadini che fanno la raccolta differenziata si ritroveranno nuovamente con una tassa in aumento e con un servizio non svolto, e questo è un discorso veramente paradossale per un comune, per un paese, per una regione che ha il turismo come volano, come ipoteticamente come volano, e anche, diciamo, la qualità della vita come indice, diciamo, da raggiungere per uno sviluppo, diciamo, per un progresso civile della nostra popolazione. I sindaci di 50 comuni del Palermitano si sono riuniti a San Giuseppe Jato. Cosa chiedete al governo regionale? Intanto abbiamo avuto una grande difficoltà in queste settimane a poter incontrare il Presidente della Regione, e più volte, sia per mancanza di comunicazione, per una certa disponibilità, per questi avvicendamenti che ci sono stati con l'assessore Figuccia, che si è dimesso dopo appena 2 settimane, non c'è stata una possibilità di avere un confronto schietto, corretto tra i sindaci e il Presidente della Regione, che ora ad interim assolve anche ad assessore all'ambiente e all'energia. Per cui ci siamo autoconvocati ieri pomeriggio per giorno 18 col Presidente della Regione per poter mettere appunto sul tavolo quello che è questo ragionamento che abbiamo fatto appunto ieri pomeriggio, e che è proprio questo, nel senso che la priorità per questi 50 comuni è quella di avere gli impianti e la discarica nell'ambito di 50 km, 60 km. Non possiamo ipotizzare un livello di raccolta differenziata notevole se poi per quella parte che non è differenziata, che va in discarica, i costi devono triplicare. Perché è un discorso matematico: se io faccio un sacco di sacrifici per differenziare e per quel poco che poi, diciamo, devo non differenziare devo sopportare dei costi inverosimili, mi fa saltare tutto quello che è il ciclo dei rifiuti, e che poi si ripercuote appunto in un aumento della tassa e in un aumento dei costi inverosimili. Noi riteniamo che il Presidente della Regione, nel dare una svolta all'attività amministrativa rispetto al passato, deve intanto concentrarsi e adoperarsi per rafforzare gli impianti di Bellolampo, perché sono l'unica discarica pubblica che deve essere fino all'inverosimile tutelata ed ampliata, diciamo sempre nel limite della normativa, rispetto alle discariche private che alimentano interessi particolari, interessi criminali, e che comunque rispetto al pubblico non c'è paragone per quanto riguarda anche, diciamo, la trasparenza dei servizi e dei contratti. E noi riteniamo che il Presidente deve essere sensibile alle richieste dei comuni, che tra l'altro la maggior parte di questi 50 comuni sono dei comuni che hanno intrapreso un percorso virtuoso di raccolta differenziata e che non possono fare un passo avanti e 2 indietro, diciamo, beffando quelle che sono anche le tasche dei cittadini.